Dopo l'avvio ufficiale della stagione con la disputa del primo turno di Coppa, la Serie C1 di calcio a 5 riapre i battenti anche per quel che concerne il campionato, per una stagione che si preannuncia vincente e con diverse squadre che mirano ad un torneo di vertice. Una di queste è l'Atletico San Buceto, neopromossa, che non si accontenta di una stagione di apprendistato ma vuole, se possibile, continuare nell'ascesa vertiginosa che nel giro di due stagioni l'ha portata ad altrettanti salti di categoria. La compagine del patron socio, notevolmente rafforzata con diversi elementi di caratura superiore che vanno ad affiancarsi allo zoccolo duro della compagine, riceve tra le mura amiche la Fenice Avezzano, compagine che al contrario conosce la categoria, anche se probabilmente non punta a palcoscenici altrettanto sfavillanti. I locali partono subito all'arrembaggio, anche se il tentativo di Repetto da due passi finisce tra le braccia di Bonari. La replica marsicana arriva soltanto al decimo con Sannito che si insinua sul disimpegno di Onorato, ma viene azzerato dalla provvidenziale chiusura di Cellini. La gara si sblocca al dodicesimo grazie a Rossa, che porta in vantaggio i ragazzi del patron socio, sbucando alle spalle della distratta difesa avversaria e infilando in rete da due passi senza trovare alcuna opposizione. La truppa di Mister Arquilla è galvanizzata dal vantaggio e cerca di chiudere la pratica, anche se il doppio tentativo ravvicinato di Della Matrice e Fragassi non sortisce gli effetti sperati. Nel primo caso è Bonari a metterci una pezza, nel bis sambucetese e Fragassi a peccare nella mira. Il raddoppio è rimandato di pochi secondi, visto che si concretizza al minuto 17. Il realizzatore è l'esperto Repetto, che castiga Bonari grazie ad una micidiale ripartenza che lo porta ad infilare nel sacco nella porta rimasta incustodita. Lo stesso Repetto sfiora il bis personale rubando la sfera a Fellini, ma deve rimandare l'esultanza al giro di lancette successivo. Se in questo frangente Bonari riesce a metterci una pezza, poco dopo è il numero 5 di casa ad avere la meglio, ribadendo nel sacco dopo il palo colpito sull'appoggio al centro di Agresta. L'Atletico pregusta un prosieguo di gara di ordinaria amministrazione con il punteggio teoricamente debordante, ma la realtà dei fatti è incredibilmente diversa. Passano pochi istanti e dopo la ripresa del gioco la truppa di Mister Renzi accorcia le distanze con Di Girolamo, abile ad approfittare dell'incauto retropassaggio di un calciatore di casa, il quale va a regalare un assist al bacio che l'atleta ospite non può far altro che accettare e finalizzare al meglio per la rete che rianima i marsicani, i quali, dopo aver rischiato nell'immediata replica del duo Fragassi il Grande, annullata dal reattivo Bonari, si riavvicinano ulteriormente nel punteggio prima del rientro negli spogliatoi. La seconda rete è griffata da Crescimbello, che fulmina Cellini al culmine di una lunga manovra avvolgente. L'Atletico San Buceto comincia a vacillare e le granitiche certezze della fase iniziale svaniscono progressivamente, visto che in fase di finalizzazione le cose non vanno per il verso giusto. In avvio di ripresa, dopo il sinistro fuori misura di Di Martino e il tiro ravvicinato di Agresta clamorosamente al lato, la Fenice ringrazia e piazza il colpo del pareggio. È il decimo e stavolta è Ugo Di Nicola ad entrare nel tabellino dei marcatori grazie ad un nuovo regalo dei padroni di casa. Stavolta è Della Matrice a farsi soffiare la sfera dallo scattante Domenico Di Nicola, che smista fulmineamente verso la corrente Ugo, implacabile nel gonfiare la rete. Il sabato di gloria volge inesorabilmente verso il peggio e anche la dea bendata ha deciso di voltare definitivamente le spalle all'Atletico, volenteroso in fase di costruzione della manovra, ma troppo impacciato al momento di buttarla nel sacco. A completare l'opera va segnalato lo stato di grazia di Bonari, che al dodicesimo chiude lo specchio della porta alla gran rasoiata di Rossa e pochi istanti dopo si ripete con una gran chiusura sulla battuta ravvicinata di Della Matrice. Un minuto dopo Rossa calcia le ortiche, al diciottesimo Fragassi accelera e scarica in porta, ma l'estremo marsicano si conferma in gran forma e risponde presente. Idem poco dopo anche sul tiro di Repetto davanti alla porta. Morelli prova il diagonale che si spegne oltre il secondo palo. Sannito si sostituisce al suo portiere che ringrazia, dirottando sul fondo la conclusione a botta sicura di Di Martino. La porta marsicana è stregata e tra i sambucetesi comincia a serpeggiare anche un certo scoramento, amplificato dall'ulteriore finalizzazione gettata alle ortiche. Nell'occasione un nuovo intervento risolutore di Bonari annulla il siluro dalla distanza di Rossa. Se l'Atletico crea ma non raccoglie i frutti sperati, la Fenice è indubbiamente più cinica e nelle poche occasioni in cui si riversa in avanti non perdona.
Al 26esimo si concretizza il sorpasso marsicano, certificato dalla quarta rete firmata stavolta da Fellini, abile a gonfiare la porta del quasi omonimo Cellini. E anche a dirlo, anche in questo caso si tratta di un regalo che nell'occasione è gentilmente offerto da Morelli, disarcionato alle spalle dall'avversario, che poi a campo libero per trafiggere il numero uno di casa da posizione e distanza propizia. Come al solito, ed è ormai diventata una costante della gara, le reazioni dell'Atletico, potenzialmente devastanti, si rivelano inconsistenti. Cellini prova a colpire nella porta del suo omologo marsicano, che dice di no e compie un vero e proprio miracolo sulla girata ravvicinata di Agresta. Dal possibile e meritato pareggio dell'Atletico San Buceto si passa invece alla definitiva cinquina vezzanese, che arriva a ridosso del triplice fischio grazie a Paris, che dalla propria metà campo approfitta dell'arrembaggio in massa della squadra locale, che lascia sguarnita la propria porta infilata beffardamente prima del ritorno definitivo negli spogliatoi. Valerio Antonosante della Fenicia di Avezzano, una vittoria inaspettata qui sul campo di San Buceto. Ma lei dice inaspettata, in realtà noi ci credevamo molto già da una settimana, quindi sicuramente era una partita difficile, però siamo scesi in campo con la giusta convinzione e la giusta grinta e il risultato ci ha dato ragione. Sì, anche se siete andati sotto di 3 gol, però visto che non avete perso la voglia di reagire. Ma penso l'aspetto più positivo della gara è stato proprio questo, quindi la reazione nel fatto che noi eravamo sotto di 2 gol, quindi questa è una cosa assolutamente positiva per noi. Il vostro obiettivo stagionale? Beh, sicuramente quello di far bene, sicuramente, sinceramente non ci siamo dati un obiettivo ben preciso. L'obiettivo è quello di fare un buon calcio a 5, di scendere in campo partita su partita con la giusta grinta e poi sicuramente di stare lì tra le prime, poi vedremo un attimo. Ivan Sannito della Fenicia di Avezzano, laterale. All'inizio della partita siete andati sotto di 3 gol. Cosa è successo in quel periodo? Beh, il livello tecnico degli avversari è molto alto, quindi come sbagli vieni punito e noi per 3 distrazioni appunto 3 gol ci hanno fatto. Sapevamo che la partita era difficile perché anche appunto a livello tecnico l'avversario era molto 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 qualificato. Noi dovevamo mettere quel qualcosa in più che era la cattiveria e la voglia di vincere, e questo ci ha dato ragione. Poi si gioca sempre in 5, non è che dobbiamo aver paura di qualcuno, quindi ce la giochiamo. Sì, un paio di disattenzioni loro vi ha permesso di fare 2 gol, forse quello vi ha dato un po' la spinta. Ci abbiamo sempre creduto, forse quando siamo andati in superiorità numerica lì abbiamo saputo tenere bel palla, farla girare, abbiamo accorciato le distanze, forse loro lì sono venuti un po' a mancare e noi siamo risaliti, abbiamo preso coraggio e pian piano la partita l'abbiamo portata a casa. Non vi siete posti nessun obiettivo all'inizio dell'anno, come mi ha detto il tuo collega? No, sappiamo le nostre qualità, giochiamo partita dopo partita, a fine campionato si vedrà dove arriviamo. Davide Arquilla, il tecnico della San Buceto Calcio a 5. 3-0, poi un paio di disattenzione, e vi siete trovati sul 3-2 e poi non siete stati capaci di reagire. Sì, dopo il 3-0 abbiamo smesso completamente di giocare, abbiamo preso il 3-1 al 23esimo del primo tempo e da lì in poi non siamo stati più capaci di essere pericolosi. Sì, abbiamo creato delle occasioni, ma eravamo molli, molli sotto porta e siamo stati altrettanto disattenti e leggeri in difesa. E la squadra avversaria giustamente ha fatto il suo gioco e ha ribaltato il risultato. Sì, forse siete stati anche un po' sfortunati sull'episodio dell'espulsione. L'espulsione ci sta, l'abbiamo subita abbastanza presto, è vero abbiamo preso gol sulla situazione di inferiorità numerica, però era come situazione era recuperabile, siamo stati poco attenti in quel caso nel subire gol in situazione di inferiorità numerica, non dovevamo evitarlo assolutamente e poi purtroppo non siamo stati più capaci di reagire adeguatamente. La squadra c'è, mister, bisogna solo lavorare un po'.
Ma bisogna lavorare, lo sapevamo, anche se avessimo vinto sicuramente dopo la prima giornata non è che uno ha compiuto qualcosa di definitivo. È chiaro, sarebbe stato importante vincere, fortunatamente ci sono tante altre gare da giocare, il problema è che le altre gare vanno giocate diversamente, altrimenti sarà difficile vincerle. Alessandro Carbonaro è un dirigente dell'Atletico San Buceto Calcio a 5. È un buon inizio, poi cosa è successo? Niente, siamo scesi sicuramente di concentrazione, abbiamo fatto molta confusione nel girare la palla, nel fare il nostro gioco. E gli avversari hanno messo sicuramente qualcosa in più a livello di fisico e tenacia e niente, hanno fatto loro il risultato, meritatamente. Sì, allenatore, ho detto che bisogna lavorare un po', ma giustamente lui dice che la prima giornata non è che si possa vedere tante cose, però tu cosa ne pensi? Sì, e i ragazzi sono ancora, diciamo, imballati dalla preparazione atletica, non tutti sono al meglio, diciamo che stanno migliorando, però ci aspettiamo molto di più dai ragazzi. Ecco. L'obiettivo che vi siete prefissati sicuramente ce ne sarà uno. Sì, l'obiettivo è sicuramente il rimanere al vertice, siamo partiti male, però speriamo di rifarci nel più breve tempo possibile.